Prende allora la parola il professor Alessandro Barbero. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Questo passo di Eusebio di Cesarea è un piccolo assaggio del tono con cui Eusebio di Cesarea, biografo di Costantino, esalta il suo protagonista, il suo eroe. L'imperatore santo, tre volte beato, più grande di Alessandro Magno, figlio prediletto di Dio, l'unico imperatore che ha riconosciuto il vero Dio e rifiutato i falsi dei. Eusebio, nello sviluppo di questo passo, arriva a dire che nella sua nuova città, Costantinopoli, non soltanto Costantino eresse grandiosi templi cristiani e monumenti cristiani, statue e così via, ma non volle che ci fosse nessuna traccia di paganesimo. Per cui Costantinopoli, scrive Eusebio, era l'unica città dell'impero completamente ripulita, non insozzata dai templi e dal culto dei falsi dei. Ora, questo è totalmente falso. Gli scrittori bizantini dei secoli successivi, occasionalmente, senza farlo apposta, a loro capita continuamente di menzionare questo o quel tempio che si trova a Costantinopoli, templi che ancora nel V secolo in qualche caso sono in funzione. A Costantinopoli in particolare c'era un Campidoglio e quindi un tempio della Trinità Capitolina, e c'erano templi di tutti i tipi, e la cosa è talmente sicura che a questo punto noi siamo costretti a chiederci perché Eusebio scrive una cosa del genere. Eusebio è un grande scrittore, ha inventato il genere della storia della Chiesa, ha inventato il genere della biografia cristiana, è uno storico che riempie le sue opere di documenti citati letteralmente. Poi pazienza se il primo di quei documenti è una lettera di Gesù al re di Edessa, che Eusebio sostiene di aver trovato personalmente in archivio a Edessa e tradotto dal siriaco. Ecco. Allora, io ho pensato di partire da questo perché il tema di Costantino fra Roma e Costantinopoli è cruciale per le mille complicazioni che lo toccano, complicazioni politiche, complicazioni religiose e complicazioni storiografiche, tanto che è estremamente difficile oggi provare a capire almeno qualche cosa di sicuro sull'atteggiamento che Costantino ha avuto nei confronti della città di Roma e sui motivi che lo hanno portato a fondare la sua nuova città, la sua nuova residenza. Cominciamo da questo. Tutta la carriera di Costantino potrebbe essere descritta come la carriera di un sovrano che sceglie l'Oriente come punto di riferimento e che marcia ininterrottamente verso Oriente. Questo è vero alla lettera dal punto di vista politico-militare. Sapete che Costantino arriva al potere in un momento in cui non c'è un solo imperatore, ce ne sono parecchi, tecnicamente quattro, è la tetrarchia di Diocleziano con due Augusti e due Cesari. Costantino, per aprirsi la strada al potere assoluto, avrà un lungo percorso di guerre civili, di guerre fratricide, nel corso delle quali ucciderà altri tre imperatori romani, di cui uno suo suocero e due i suoi cognati. Fino a poco tempo fa, quando ragionavo su questa cosa, pensavo e dicevo che nessuno ha mai ucciso così tanti imperatori romani come Costantino. In realtà poi ho verificato anche se Timio Severo ha ucciso altri tre imperatori romani nella sua marcia verso il potere assoluto. Ma quello che è interessante è che la marcia di Costantino appunto è una marcia verso Oriente. Quando usurpa il trono, perché di fatto lo usurpa, nel sistema tetrarchico non spettava a lui inserirsi, sono i suoi soldati che lo acclamano. Suo padre era Augusto, sì, ma il sistema tetrarchico, Augusto d'Occidente, ma il sistema della tetrarchia era stato costruito apposta per evitare che ogni imperatore cercasse di portare poi su il figlio. Invece i suoi soldati lo acclamano e lui diventa imperatore, uno degli imperatori. E siamo nel lembo più occidentale dell'impero, nel posto più sperduto dove
a un generale romano potesse capitare di trovarsi a York, luogo che Costantino abbandona immediatamente, dove non metterà mai più piede naturalmente. Abbandona immediatamente l'intera isola britannica e non ci metterà mai più piede naturalmente. Però di fatto all'inizio lui è sovrano dell'Occidente, la Britannia, la Spagna, la Gallia. Siccome non si accontenta, comincia presto a pianificare il primo balzo a Oriente. Il primo balzo a Oriente è quello che lo porterà a isolare uno dei colleghi, un usurpatore come lui, Massenzio, e come lui usurpatore fino a un certo punto, perché anche Massenzio, poveretto, era figlio di un imperatore, di un Augusto, era figlio di Massimiano, e anche a lui stava un po' stretto questo sistema tetrarchico, per cui l'Augusto doveva scegliersi un bravo generale come successore, invece di lasciare il potere a suo figlio, come sembrava naturale a tutti. Costantino e Massenzio quindi sono identici come situazione, ma Costantino opera meglio, isola l'avversario, che infatti passa alla storia come un usurpatore, lo aggredisce, lo sconfigge, lo uccide in battaglia al Ponte Milvio. Questo primo balzo verso Oriente porta Costantino a impadronirsi dell'Italia e della città di Roma e dell'Africa, che veniva nello stesso pacchetto. Dopodiché anche a Oriente la situazione si è semplificata, Licinio ha sconfitto Massimino Daia, quindi ci sono due imperatori, Costantino e Licinio. Si incontrano a Milano, fanno degli editti di una certa importanza, come tutti sapete, si accordano per una pace eterna. 3 anni dopo Costantino aggredisce Licinio, lo sconfigge, gli porta via un altro pezzo, i Balcani, e comincia a spostarsi stabilmente in quella zona. Passa ancora qualche anno, Costantino decide che non va bene questo sistema in cui lui governa 3/4 dell'impero e suo cognato Licinio, anche Massenzio era suo cognato, governa il quarto rimanente. 324 Costantino fa un ultimo salto, liquida Licinio, diventa unico sovrano di tutto l'impero. Licinio, siccome suo cognato per il momento viene risparmiato, lo mandano in pensione a Salonicco, dove però un anno dopo Costantino decide che non vuole correre rischi e lo fa strangolare. Dunque è una marcia continua verso Oriente. È una marcia verso Oriente di un imperatore che sa benissimo che il compito dell'imperatore, al di là delle guerre civili e del liquidare i rivali, consiste nel difendere le frontiere. E quindi finché Costantino governa l'Occidente è sempre sul Reno, a Treviri, a combattere i Franchi e gli Alamanni. E da quando è padrone dei Balcani lo si trova quasi sempre lì, nei Balcani, sul Danubio, a combattere i Goti e i Sarmati. Roma, in questo quadro, non è il luogo naturale dove l'imperatore deve risiedere. Roma è troppo lontana dal fronte. E infatti gli imperatori da tempo non risiedono regolarmente a Roma. Costantino ci è andato per la prima volta nel 312, dopo aver sconfitto Massenzio. Non aveva mai visto Roma prima. E questo era normale, tanti imperatori dai secoli precedenti avevano visto a Roma soltanto dopo essere diventati imperatori. Il che non impedisce che Roma sia la capitale dell'impero. Perché qui dobbiamo intenderci su quello che vogliono dire i termini. In realtà capitale è un termine inadeguato. Per noi la capitale è il centro di tutta l'amministrazione dello Stato, dove ci sono ministeri, apparati, servizi. Ecco, tutto questo nell'impero romano era leggero, non occupava molto spazio e in gran parte il potere si trasferiva con l'imperatore, stava accanto a lui. Roma non era la capitale in questo senso, come neanche Costantinopoli sarà la capitale in questo senso. Roma era un'altra cosa. Due cose. Tre. Era il luogo dove risiedeva il Senato, e cioè la concentrazione di alcune centinaia di uomini, i più ricchi del mondo, i più ricchi dell'impero, che avevano i senatori, che avevano nelle loro mani quasi tutta la ricchezza, la produzione, l'oro, gli schiavi dell'impero, e quindi un insieme di persone con cui un imperatore doveva sempre fare i conti. Secondo, 1 milione di abitanti, forse un po' meno al tempo di Costantino, ma comunque 500.000 c'erano di sicuro, convinti di essere il popolo romano e quindi i padroni del mondo e di conseguenza nutriti gratuitamente a cura dello Stato in modo che rimanessero tranquilli e felici e non contestassero il potere imperiale. E terzo, un mito. Il mito della città che è la città
e che è il mondo, l'urbe che è anche l'orbe e che è destinata a governare il mondo, come pensavano i pagani e come continueranno a pensare i cristiani, naturalmente. Allora, a questo punto, cosa significa da parte di Costantino che a Roma in vita sua passerà 3 volte in tutto, se abbiamo fatto bene i calcoli? Ogni volta per qualche settimana o qualche mese al massimo. Ma appunto, non è quella la cosa che conta. Cosa significa per Costantino creare una nuova città? Beh, intanto significa che Costantino nel corso della sua marcia... Ah, ma dimenticavo una cosa fondamentale, scusate. Fermi. La marcia di Costantino verso Oriente non è soltanto una marcia in termini politici e militari, è anche una marcia spirituale. Diventare cristiano da parte di Costantino, o meglio, essere molto interessato da questa religione e avvicinarsi molto ai suoi dirigenti e al suo clero, e poi via via convincersi che loro hanno ragione, che il loro Dio è davvero il più potente di tutti, e affidarsi alla sua protezione, e negli ultimi anni di vita probabilmente convincersi che quell'unico Dio lo ha sempre protetto, anche quando lui non ci pensava neanche, ecco. Tutto questo, anche questo vuol dire guardare a Oriente. Il cristianesimo è una religione orientale, che nasce a Oriente, che nasce nella lingua dell'Oriente, il greco, che al tempo di Costantino è largamente diffusa nell'impero d'Oriente, in Anatolia, in Siria, in Egitto. Lì ci sono le grandi capitali cristiane, in Palestina naturalmente, Antiochia, Alessandria d'Egitto, Gerusalemme. In un'epoca in cui in Occidente, a parte la comunità romana, le comunità cristiane sono ancora scarse, poco numerose. Quindi il cristianesimo è la religione dell'Oriente. Quando Costantino liquida definitivamente Licinio e diventa padrone del vero Oriente, appunto, quello che noi chiamiamo il Medio Oriente, la Siria, la Palestina, Costantino scrive una lettera ai vescovi di quelle parti dicendo: sono così contento che adesso voi siete miei, perché dall'Oriente viene la luce e io ho bisogno del vostro aiuto per mettere ordine anche nella vita religiosa, per risolvere le controversie fra cristiani, cosa di cui lui, come dire, che era un suo compito già in quanto Pontifex Maximus, anche al di là delle sue credenze personali, ma che a maggior ragione lui riteneva importante. Dall'Oriente viene la luce e Costantino a Oriente guarda. E allora ecco perché la nuova città, la nuova residenza. A Bisanzio Costantino ci è capitato per caso, probabilmente non sapeva neanche che esisteva, o comunque poteva conoscerla come una delle innumerevoli poleis greche dell'Oriente, ma Costantino capita a Bisanzio inseguendo Licinio sconfitto. E nelle acque di Bisanzio la flotta di Costantino ottiene la vittoria definitiva contro Licinio. Flotta di Costantino guidata dal suo figlio maggiore, Crispo, associato al potere imperiale accanto al padre, e che Costantino 2 anni dopo farà uccidere, non sappiamo perché, ma comunque. Questa grande vittoria navale porta Costantino appunto a Bisanzio, e lì Bisanzio scopre il posto più incredibile del suo impero. Un posto dove tu stai coi piedi in Europa e guardi al di là di un piccolo braccio di mare, e quella lì è l'Asia. Non c'è nessun altro luogo del genere. È una città a cavallo fra 2 continenti. Ed è una città che porta bene perché lì Costantino ha vinto la grande battaglia navale. Sulle monete che Costantino dedicherà a Costantinopoli, a lungo verrà sempre raffigurata la prora di una nave. E sembra che una nave fosse il grande monumento costruito a Costantinopoli per celebrare la vittoria. Dunque è un luogo geograficamente prediletto dagli dèi o da Dio, questo è ancora da vedere, ed è il luogo dove Costantino ha vinto la sua ultima grande vittoria. Dunque Costantino decide, non è ovvio, è ben inteso, queste sono le premesse, diciamo così, per una decisione politica che deve essere stata una decisione controversa. Quasi tutte, sapete, quasi tutte le decisioni politiche dell'antichità. Caracalla che decide di dare la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero. Ecco, tutte queste decisioni politiche, esattamente come quelle di oggi, saranno state discusse per mesi, per anni, c'erano i pro, i contro. Di tutto questo noi in genere non sappiamo niente. Sappiamo solo che a un certo punto la decisione è stata presa. Sappiamo anche che la decisione di Costantino di creare una nuova grandiosa città
ingrandendo la vecchia Bisanzio, provocherà molto malcontento, perché gli investimenti a quel punto vanno lì e gli abitanti delle altre grandi città dell'impero, appunto quelli di Alessandria, quelli di Antiochia, noi sappiamo dai discorsi dei retori, dalle memorie dei cronisti, che la gente non era contenta per niente, perché di colpo i finanziamenti finivano, andava tutto a Costantinopoli e anche le opere d'arte venivano trasferite e così via. Qualcuno dice di Costantino, dopo la sua morte, ha voluto creare la sua nuova città impoverendo tutte le altre. Costantinopoli ovviamente significa anche io sono Alessandro Magno. Alessandro ha riempito il mondo di città chiamate Alessandria e Costantino crea una grande città con il suo nome. Poi ne fa anche una in Asia Minore per la mamma, Elena, Elenopoli. È una nuova Roma? Sì e no. Da un certo punto di vista più sì che no. L'unico dubbio sta nel fatto che questa espressione, nuova Roma, che piacerà moltissimo ai bizantini dei secoli successivi, che infatti la usano abbondantemente, al tempo di Costantino si usa pochissimo. È quasi come se fosse meglio tutto sommato evitare di ostentarlo, perché il problema di tenersi buona la Roma vera e il suo senato, quel problema rimane. Quindi forse ecco, andare proprio a dire me ne sono fatta un'altra non era politicamente la cosa migliore. Il parallelo però c'è. Costantino conia monete in cui raffigura in parallelo Roma e Costantinopoli. Mi spiego meglio. Sapete che le monete sono un fantastico mezzo di propaganda e sono un mezzo per far conoscere la linea politica dell'imperatore e per far conoscere la sua famiglia. Negli ultimi anni, quando il potere di Costantino si è assestato, qualunque serie monetaria viene di solito prodotta con sul rovescio, in una versione, la faccia dell'imperatore. In altre versioni le facce dei suoi figli ed eredi, Costanzo, Costantino II e così via, Costante. E poi, finché ci sono, la moglie, Fausta, e la mamma, Elena. Così, fra le mani dei sudditi, tutte le monete che circolano portano impressa non soltanto la faccia dell'imperatore, ma a caso, a seconda delle monete che ti passano in mano, quelle dei suoi figli, che tu così impari a conoscere, già prima che succedano al trono, e poi quelle delle sue donne, perché la famiglia imperiale ha le donne, è una famiglia fertile che garantisce il futuro. Poi le donne a un certo punto spariscono, Elena muore a un certo punto di vecchiaia. Fausta, Costantino la fa uccidere, lo stesso anno in cui fa uccidere Crispo, e non sappiamo perché, ancora una volta. Non ci sono più donne, e nelle serie monetarie al loro posto compaiono Roma e Costantinopoli, personificate, come due donne divine che in qualche modo sostituiscono le donne vere nella famiglia dell'imperatore. E poi dopo la morte di Costantino, Eusebio di Cesarea racconta di lui. Eusebio di Cesarea è un vescovo palestinese, un greco, scrive in greco, un cristiano d'Oriente. Eusebio di Cesarea di Roma si occupa solo quando racconta di Ponte Milvio, della meravigliosa visione, la croce in cielo e così via. E dice che è entrato in Roma dopo la vittoria, Costantino fece edificare un grande monumento per ricordare la sua vittoria, una immensa statua che portava in mano il simbolo della passione, cioè la croce, si intende di solito. Poi dopo questo, Eusebio di Cesarea, che scrive in Palestina, della città di Roma si disinteressa completamente. L'imperatore è uno dei nostri, è un orientale, è un cristiano d'Oriente, sta a Oriente, il suo nuovo luogo di residenza è Costantinopoli, e Costantinopoli, come vi dicevo all'inizio, per Eusebio è il luogo dove Costantino onora il suo nuovo Dio, esigendo una città libera dall'immondizia pagana. Notate questa cosa. Che cos'è? Allora, questo nuovo regime di un imperatore che si è trasferito a Oriente, che è circondato dal clero orientale con cui parla in greco, che a Roma non tornerà più. Cos'è Roma per questa gente? E Roma, certo, da un lato è quello che vi dicevo prima, il mito, l'urbe e tutto, però
No, però Roma è anche il paganesimo. Roma è il vecchio. E a questi cristiani d'Oriente non piace poi tanto, tutto sommato, Roma. Non c'è motivo di parlarne tanto. È buffo perché per noi oggi Roma è il centro del cristianesimo cattolico, lo è stato per secoli. Invece in quel momento, agli occhi di una gran parte dei cristiani, Roma è il contrario. È un passato di cui ci si vorrebbe quasi liberare. La storiografia è andata dietro a questo. Cosa voglio dire quando dico la storiografia è andata dietro? Forse dovrei fare un'altra premessa. Tutte le cose che noi sappiamo di Costantino, intanto sono poche quelle che sappiamo di sicuro. Sono tutte controverse, costruite attraverso l'analisi di fonti contraddittorie, false, falsificate, parziali, tendenziose. E come le fonti sono tendenziose, ahimè, anche noi siamo tendenziosi di solito. Ogni storico che studia Costantino finisce per innamorarsi di una posizione, di un'interpretazione e cercare di sostenerla a tutti i costi. Per molto tempo la storiografia ha detto sì, è vero, Costantino fonda Costantinopoli perché è in rotta con Roma. E allora si diceva, vedi che poche volte che ci va. Poi si sono costruite delle vere e proprie leggende. Ve ne faccio un esempio. C'è un panegirico di Costantino che racconta il suo ingresso a Roma dopo la vittoria su Massenzio. E questo panegirico dice che Costantino entra in città sul suo carro e il popolo si affolla intorno acclamandolo, è così folto il popolo romano che il carro di Costantino e il suo corteo non possono avanzare. E anche quando scompare alla vista il popolo continua a reclamarlo e si lamenta perché è entrato troppo presto nel palazzo, è sparito troppo presto nel palazzo. Manca poco, dice il panegirista, che qualche esaltato volesse addirittura entrare nel palazzo per continuare a vedere l'imperatore, cosa che sarebbe stato lesa maestà e avrebbe avuto conseguenze sgradevolissime, ben inteso. Avrebbe violato il sacrum limen del palazzo. Un autore bizantino, Zosimo, che scrive secoli dopo, racconta una strana storia sul fatto che una volta Costantino a Roma era salito al Campidoglio per celebrare i sacrifici e un mago egiziano gli ha mandato una visione dicendogli che gli avrebbe portato malissimo fare quella cosa. Allora Costantino si è spaventato ed è sceso dal Campidoglio senza celebrare i sacrifici e i soldati si sono arrabbiati. Allora, per farvi capire come procede la storiografia, molti studiosi hanno preso il primo racconto. È entrato nel palazzo e il popolo si lamentava che c'era entrato troppo presto. Hanno preso il secondo racconto, che non c'entra niente. Una volta al Campidoglio ha rifiutato di celebrare i sacrifici. Hanno fatto 2+2. Quando un generale in trionfo entra in città, la tappa al Campidoglio è obbligata. Sta a vedere che Costantino non c'è andato. È entrato in trionfo a Roma e non ha voluto andare in Campidoglio. Per quello la gente protestava, anche se il panegirista non lo dice. È di questo che parla Zosimo secoli dopo, anche se lui in realtà dice che c'era andato e poi è sceso, ma non importa. Perché si procede così, purtroppo. Innumerevoli libri e articoli danno per scontato che Costantino, quando entrò a Roma, rifiutò di salire al Campidoglio, così dimostrando la sua nuova fede cristiana. Su questa base si continua. Costantino, si è detto per molto tempo, litiga col Senato. Il Senato è pagano, è il custode degli antichi valori. Un Costantino già cristiano non può andare d'accordo. Per quello viene così poco a Roma e così via. Siamo sicuri? A un certo punto si è cominciato ad andare a vedere i senatori di cui Costantino si circonda. Le nomine che fa. Si è provato a vedere chi nomina prefetto del pretorio, chi nomina prefectum urbi, chi sono costoro, possiamo sapere se erano pagani o cristiani? La premessa è che in molti casi non lo sappiamo affatto. A volte si ha l'impressione che a loro interessasse molto meno che a noi dichiararsi da una parte o dall'altra e di molti importanti politici dell'epoca non abbiamo la minima idea se erano pagani o cristiani, ma qualche volta lo sappiamo, una dedica, un'offerta, una lapide. Di quelli di cui conosciamo l'affiliazione religiosa si è fatto il conto. Tra tutte le nomine di senatori a posti importanti fatte da Costantino,
metà sono pagani e metà sono cristiani. E andavano a quanto pare d'amore d'accordo fra loro, collaborando tranquillamente senza porsi il minimo problema. Allora, una prima conseguenza è che oggi tendiamo a pensare che abbiamo esagerato a vedere un mondo spaccato fra i pagani e i cristiani. Per tanta gente non era così importante come a noi sembrerebbe. In secondo luogo, un contrasto fra Costantino e il Senato non è assolutamente provato. Eppure il contrasto con il Senato di Roma viene ancora tirato in ballo dagli storici, dai nostri colleghi storici dell'arte anche, per spiegare le spaventose stranezze della più grande testimonianza di sé che Costantino si è lasciato dietro, l'arco di Costantino. Spaventose stranezze per i molti, non tutti, studiosi, che sono abbastanza convinti che Costantino, prima della battaglia di Ponte Milvio, in cielo deve aver visto qualcosa, effettivamente, fosse anche soltanto un fenomeno astronomico, e che Costantino era davvero a quel punto convinto che il Dio cristiano lo proteggeva, quindi già nel 312, e quindi è entrato a Roma, ha poi subito fondato, ne parleremo concludendo, la Basilica del Laterano come ringraziamento. Ecco, quelli che pensano questo, poi vanno a vedere l'arco di Costantino. Qui Massimiliano mi ha sgridato che avevano portato delle slide per farvelo vedere anche a voi. È vero, confesso, non mi è venuto in mente. Ve lo racconto però. L'arco di Costantino ha una serie di pannelli commissionati per l'occasione che rappresentano la vittoria di Costantino contro Massenzio. E quindi si vedono i soldati di Costantino in mille occasioni, in battaglia, all'ingresso in città e così via. Lattanzio racconta che Costantino aveva fatto dipingere sugli scudi dei suoi soldati il simbolo di Cristo. Si discute molto su cosa sia questo simbolo, probabilmente un cristogramma, ma in qualunque film o fiction che voi vediate, i soldati di Costantino sugli scudi hanno il cristogramma. Uno va a vedere gli scudi dei soldati di Costantino sull'Arco di Trionfo, che è stato dedicato nel 315, sembra abbastanza sicuro. C'è un Cristo, avete già capito dove vado a parare. Su nessuno scudo di nessun soldato, su nessuna insegna di nessun reparto militare c'è un cristogramma o una qualunque altra insegna cristiana. Ma ci sono delle insegne, certo che ci sono. Hanno riconosciuto le diverse legioni che componevano l'esercito di Costantino dai simboli raffigurati sugli scudi. Simboli cristiani neanche uno. Non è finita. L'arco di Costantino è fatto come si usava a fare all'epoca, e cioè qualche pannello nuovo lo dobbiamo commissionare per forza, se no che figura ci facciamo. Però il grosso dei pannelli li tiriamo giù da qualche edificio di Adriano, di Marco Aurelio, e poi facciamo venire uno scalpellino bravo che tira via la faccia di Adriano, ci mette al posto quella di Costantino e poi rimontiamo sui pannelli. I nostri colleghi storici dell'arte sono divisi fra quelli che pensano che si faceva così per risparmiare e quelli che pensano che si faceva così per nobilissime ragioni ideologiche, sottolineare la continuità rispetto ai predecessori e così via. Le due correnti oscillano da un'epoca all'altra. Adesso stanno tornando in auge quelli che dicono si faceva così per risparmiare. Ma comunque, lo spettatore che non sapeva niente di tutto questo vedeva Costantino. E Costantino ha sostituito Adriano o Marco Aurelio in una serie di pannelli in cui l'imperatore sacrifica gli dèi. Ci sono pannelli in cui Costantino, davanti all'esercito schierato, con la scure in mano e i sacerdoti e i littori intorno, si prepara ad ammazzare il bue, il caprone e così via. Chi trova questo scandaloso dice no, ma quello non è Costantino, era Marco Aurelio e di conseguenza, ecco. Però è davvero imbarazzante per chi vorrebbe un Costantino cristiano molto presto. Tutto tenderebbe a indicare che non è così, Costantino in quell'epoca non aveva fatto ancora nessuna scelta. E dunque Costantino a Roma non si trovava così male, semplicemente non era il compito dell'imperatore stare a Roma. Nessun imperatore avrebbe potuto reggere e governare un impero immenso che andava dalla Scozia all'Iraq, standosene a Roma. Roma è un'altra cosa. Ma naturalmente però, come dire, come voi sapete, questo a Roma a un certo punto comincia a dare fastidio. L'idea che Costantino con Roma abbia avuto così pochi rapporti,
man mano che non si capisce più i motivi, non si ha più chiaro qual era la situazione dell'impero all'epoca, parlo quindi del Medioevo, nel corso dell'alto Medioevo, a Roma specialmente, si comincia a dire, ma possibile che il più grande imperatore di tutti i tempi non abbia avuto un rapporto più stretto con Roma? Voi capite qual è la situazione, stiamo parlando del VI, VII, VIII secolo. Roma è ancora una città dell'impero, non usurpo il tuo campo ovviamente, ma comunque Roma è ancora una città dell'impero bizantino, però è una città molto periferica dell'impero bizantino, dove in realtà il vescovo locale governa lui, il governatore bizantino conta relativamente poco. E allora a Roma si comincia a pensare che non è possibile appunto lasciare Costantino a quelli che noi dopo secoli chiameremo i bizantini. Costantino è nostro, è un imperatore romano. Sapete che il Marco Aurelio del Campidoglio per secoli sono stati convinti che fosse Costantino, perché è talmente importante Costantino, l'uomo che ha unito la storia di Roma e la storia cristiana, e quindi che ha aperto una nuova fase nella storia del mondo. L'uomo più importante mai vissuto dopo Gesù Cristo. E questo Costantino nel Medioevo. Allora a Roma si comincia a dire, Costantino per esempio ha avuto un rapporto molto stretto col Papa, con Papa Silvestro. Nascono leggende. Io spero davvero di non usurpare il campo delle cose che dirai tu, ma se è così tirami per la giacchetta, perché nascono leggende fantastiche. Costantino si era ammalato di lebbra, ma Papa Silvestro lo ha guarito e poi lo ha battezzato. Costantino e Silvestro diventano due figure strettamente collegate. In realtà Costantino e Papa Silvestro non avevano praticamente alcun rapporto. Quando Costantino si è trasferito definitivamente in Oriente e ha fatto quella cosa straordinaria di convocare il primo concilio ecumenico della storia a Nicea, cioè è il primo che ha avuto l'idea di convocare tutti i vescovi del mondo in un palazzo imperiale sotto la presidenza dell'imperatore per discutere una serie di questioni religiose, dal calcolo della Pasqua alla concezione della Trinità. E ha invitato tutti i vescovi del mondo, e dico del mondo con intenzione, anche se i cristiani erano al 90% dentro l'impero romano, ce n'erano anche fuori. E al concilio di Nicea viene un vescovo dei Goti, viene un vescovo persiano. Il vescovo di Roma non viene. Manda due diaconi, mi sembra di ricordare, si scusa perché non sta tanto bene, ma non ci va. Silvestro, ecco, nemmeno al concilio di Nicea è andato. E invece, nella memoria romana, nei secoli, si crea l'idea di questa alleanza strettissima fra l'imperatore e il suo papa. E questo ha anche un'altra conseguenza. In Roma ci sono grandiose basiliche costruite a partire dal IV secolo. Il Laterano, San Pietro. Queste grandiose basiliche, nessuno sa esattamente quando sono state cominciate, quando sono state finite, ma nella mentalità della Chiesa romana molto presto si comincia a dire: e chi vuoi che le abbia costruite se non Costantino? Per forza. Noi tuttora diciamo le basiliche costantiniane. Non avete idea del livello di discussione di storici e archeologi per capire qualcosa di questa faccenda, e anche della fatica con cui tanti colleghi, anche di fronte ai fatti, dicono: ma possibile che davvero non l'abbia fondata Costantino la Basilica del Laterano? Forse potrebbe essere, perché anche noi appunto siamo tremendamente faziosi e ideologici in queste cose. Vi dico soltanto, a costo di entrare, ma tanto ormai sto finendo, me lo posso permettere, a costo di entrare in una cosa un po' più specifica, ma per darvi un'idea. La Basilica del Laterano. Se voi leggete i manuali, le guide turistiche, ma dappertutto, si dice tranquillamente, come un fatto, la Basilica del Laterano l'ha fondata Costantino il 9 novembre 312. Era appena entrato in Roma dopo aver sconfitto Massenzio e in ringraziamento del suo nuovo Dio ha fondato questa grandiosa basilica. Come facciamo a sapere che l'ha fondata Costantino il 9 novembre 312?
E questo è il percorso un po' difficile in cui volevo trascinarvi. Il cardinale Baronio, nel XVI secolo, nel Martirologio Romano, dice che la Basilica del Laterano è stata dedicata un 9 novembre, quinto delle Idi di novembre. Il Baronio l'ha letto in un testo del XII secolo, dove effettivamente si menziona la dedicazio della Basilica del Laterano un 9 novembre. Il più grande studioso della Roma paleocristiana, il Krautheimer, grandissimo storico dell'arte e dell'architettura, ha visto questa cosa e questa data del 9 novembre l'ha colpito. La battaglia del Ponte Milvio è a fine ottobre. È andato a vedere il 9 novembre in quali anni cadeva di domenica, perché ovviamente per dedicare una basilica si aspetta la domenica. Cadeva di domenica nel 312. Certo, poi cadeva di domenica nel 318, nel 329, nel 335 e così via, ma non importa, è troppo bello. Il Krautheimer avanza l'ipotesi. Visto che è stata dedicata un 9 novembre, Costantino il 28 ottobre ha vinto a Ponte Milvio, il 9 novembre 312 è domenica e Costantino ha voluto ringraziare il suo Dio fondando questa basilica. Questo in pubblicazioni diffusissime, lette da tutti, citate da tutti noi e così via. In un testo rarissimo per soli addetti ai lavori, estremamente specifico e quasi introvabile, il Krautheimer, lo stesso autore, quindi dice: è vero che questa data del 9 novembre si trova solo in questo testo del XII secolo, mentre altri cataloghi simili dei secoli precedenti non menzionano questa data. Potrebbe anche darsi che il 9 novembre fosse la data in cui è stata ridedicata la Basilica del Laterano nel X secolo dopo un terremoto. E allora forse, chissà, però, dice il Krautheimer, allora dobbiamo rinunciare all'idea che Costantino il 9 novembre 312 ha voluto, ecco, questi dubbi li pone in una pubblicazione che non legge nessuno. In tutte le altre la fondazione è un dato di fatto. E in opere scientifiche serissime si legge: cosa sarà avvenuto in quel momento? Si può ipotizzare che l'imperatore abbia chiamato gli architetti più importanti attivi in quel momento a Roma e abbia espresso la sua committenza in modo molto semplice, dichiarando la sua volontà di costruire un nuovo tempio molto grande per i cristiani. Gli architetti potrebbero aver chiesto delucidazioni sulla funzione di questo nuovo edificio. A questo punto potrebbe essere stato necessario interpellare il clero di Roma. Ecco, un romanzo per bambini fondamentalmente. Ma queste cose stanno nella nostra storiografia più recente. Un piccolo dettaglio. Eusebio di Cesarea, che non è la fonte più... d'accordo, è quello che è. Però nella sua vita di Costantino elenca una serie di grandi monumenti costruiti da Costantino. A Costantinopoli, a Gerusalemme, a Nicomedia, ad Antiochia, grandi basiliche ovunque. Della fondazione di basiliche a Roma da parte di Costantino non ha mai sentito parlare. E non ne parla minimamente. Allora il punto è che, come vedete, è difficilissimo liberarsi di un'immagine fantastica di Costantino e arrivare a capire qualcosa di più concreto. Quello che è certo, secondo me, poi certo fino a un certo punto, è che bisogna sbarazzare il campo da tutte queste idee. Fondare Costantinopoli vuol dire abbandonare Roma, vuol dire mettersi contro Roma, scappare da Roma. Sono proprio due cose diverse. Roma resta quello che è. Il centro politico dell'impero, perché lì è concentrata la classe dirigente e tutta la ricchezza dell'impero. E Roma resta il mito, perché, e questa è l'ultima cosa che voglio dire, Roma, cioè l'epoca di cui parliamo, è un'epoca in cui tutto viene visto attraverso l'immagine della città. Noi oggi potremmo dire che vediamo tutto attraverso l'idea dello Stato. Ogni organizzazione umana la paragoniamo a uno Stato. Per loro l'organizzazione umana è la città. L'impero è una città. Fino all'editto di Caracalla del 212, l'impero è una città che ha conquistato il mondo e i cittadini romani sono i padroni del mondo.
mentre gli indigeni provinciali che non hanno la cittadinanza non contano niente. Quando Caracalla nel 212 dà la cittadinanza, ma non badate la cittadinanza dell'impero, la cittadinanza romana a ogni abitante dell'impero, quello che succede tecnicamente è che ogni abitante dell'impero diventa un cittadino della città di Roma. E questo è quello che loro percepiscono. E per secoli continueranno a vederla così. Rutilio Namaziano, all'inizio del V secolo, dice: ecco, Roma ha dato la sua cittadinanza a tutti i popoli. È vero che l'urbe è diventata orbe, che la città si è sovrapposta al mondo. Sempre nel V secolo, Sidonio Apollinare, che vive nella Gallia governata nella sua zona dai Burgundi, quindi in un regno romano barbarico, ma che è un vescovo cristiano e un senatore romano, Sidonio Apollinare nel V secolo dice: Roma è proprio la patria della libertà, è l'unica città di tutto il mondo in cui solo gli schiavi sono considerati stranieri, tutti gli altri esseri umani sono cittadini. Ecco, tutti gli esseri umani sono cittadini di Roma, e questo è il significato di Roma. E nessuno dirà mai che tutti i cittadini di Bisanzio sono cittadini del mondo, bisogna essere cittadini romani. Tant'è vero che gli abitanti della città creata da Costantino continueranno per sempre a chiamare se stessi romani. Quando i turchi arrivano nell'impero bizantino, in Anatolia, nel Medioevo, nel X-XI secolo, e chiedono: dove siamo? Gli rispondono: a Roma. Infatti i crociati che andranno a piedi a Gerusalemme nell'XI secolo, entrati nel territorio turco, si troveranno in un sultanato, chiederanno: come si chiama questo sultanato? Il sultanato di Rum, Roma. E gli imperatori di Bisanzio continueranno, finché esistono, fino al 1453, a chiamare se stessi imperatori di Roma, in greco naturalmente. E gli abitanti dell'impero continueranno a chiamare se stessi in greco romani, romaioi. Agli abitanti della Grecia l'idea di essere greci tornerà in mente solo nel 1800. Prima non si sarebbero mai sognati una stranezza del genere. Erano ovviamente romani, cittadini romani. Siamo noi che abbiamo trovato che questa cosa non ci tornava, perché Roma la vogliamo soltanto qui, tutto sommato, ecco, e allora quell'altra roba lì, a un certo punto la nostra cultura ha deciso di rifiutarla, e abbiamo deciso che quei poveretti che per mille anni avevano continuato a dire noi siamo i romani, ecco, invece non erano romani per niente, erano i bizantini. Grazie. Grazie a tutti, ma io vorrei sentire Massimiliano, se permettete. E ora la parola il professor Massimiliano Ghilardi. Dunque, sì, buongiorno, grazie a tutti. Alessandro, vuoi fare anche la mia? Ti dispiace? Io glielo dicevo prima in camerino, dico: guarda, sono 720 posti, io ho mamma, papà, mia moglie e 717 sono tutti per te.
Dunque, se vuoi proseguire pure la mia, mi fai un favore, anche perché è imbarazzante intervenire dopo una relazione come questa, che è sensazionale, non hai fatto alcuna invasione, anche perché sembra quasi fatta apposta, in realtà no, le nostre dialogano molto bene, nel senso che, ecco, io parto proprio, ritorno a Roma dopo Costantinopoli. Dunque, Roma dopo Costantinopoli, la fine della città antica. In effetti, già questo titolo di suo è in parte inesatto. Forse sarebbe stato più corretto chiedermi se la città sia mai morta, cioè se sia mai stata una fine della città. Però in effetti non sono riuscito a sottrarmi al fascino di così parafrasare un po' anche di il titolo del nostro incontro, della fine del mondo antico, e parafrasare il titolo di un celebre saggio di Santo Mazzarino, lo storico catanese del mondo antico, che apparve per i tipi di Garzanti esattamente 58 anni fa, quasi 60 anni fa. Dunque questo titolo un po' di derivazione gibboniana in effetti è anche un po' un omaggio a Santo Mazzarino. Però vorrei iniziare il mio intervento leggendo brevemente un passo di un altro grande storico del mondo antico, sempre dello scorso secolo, che è il francese André Pigagnol. Dunque, in un volume apparso esattamente 70 anni fa, in questo caso nel 1947, L'Empire Chrétien, questo storico originario della Normandia, interrogandosi sulla fine della civiltà romana, affermava così, vi leggo brevemente questo passo. «È errato dire che Roma era in decadenza, saccheggiata, sfigurata dagli invasori barbari del III secolo, essa si sollevava dalle sue rovine». Nello stesso tempo si compiva, a prezzo di una grande crisi, un lavoro di metamorfosi interna. Si formava una nuova concezione del potere imperiale, che è quella di Bisanzio, una nuova concezione della verità e della bellezza, che è quella del Medioevo, una nuova concezione del lavoro collettivo e solidale al servizio della società. E tutti i mali di cui l'impero soffriva, la fiscalità esosa, il rovesciamento delle fortune delle classi sociali, hanno la loro origine non già in questo fecondo travaglio di metamorfosi, ma nella guerra perpetua condotta da bande disorganizzate di germani, i quali, alle frontiere dell'impero, erano riusciti a vivere secoli e secoli senza civilizzarsi ancora. È troppo comodo pretendere che all'arrivo dei barbari nell'impero fosse tutto morto e ci fosse un corpo senza forza, cadavere immerso nel sangue, o anche che l'impero romano d'Occidente non è stato distrutto da un brutale colpo e si è semplicemente assopito. La civiltà romana non è morta della sua morte naturale, essa è stata assassinata. Dunque, a distanza di 70 anni, il giudizio di Pigagnol sull'assassinio della civiltà antica da parte dei barbari invasori è oggi difficilmente condivisibile. Del resto, alle popolazioni barbariche che a più riprese hanno percorso la nostra penisola, e notate bene, ho preferito dire percorso piuttosto che invaso, la storiografia contemporanea, ce l'ha insegnato bene proprio il nostro amico professor Barbero, ha cercato sempre di più di restituire una autonoma dignità storica, culturale e, perché no, intellettuale. Ed anche in tale direzione, ovvero il riconoscimento dei valori culturali, intellettuali dei barbari, va letta la grande mostra che circa 10 anni fa, nel 2008, si tenne a Palazzo Grassi a Venezia, Roma i barbari, e il cui sottotitolo, particolarmente suggestivo, recitava appunto La nascita di un nuovo mondo. Vedete, insomma, è significativo come mutino, no? Come sia le percezioni delle dinamiche storiche, mentre 70 anni fa, in relazione alle invasioni barbariche, si parlava di assassinio della civiltà, oggi parliamo di migrazioni di popoli, ce l'hai insegnato proprio tu, e di nascita di un nuovo mondo. Tuttavia, anche se con esiti diametralmente opposti, entrambe queste tendenze storiografiche sono concordi nel vedere nel mondo dei barbari un elemento di rottura con il mondo classico, cioè una vera e propria cesura storica. Ciò che cercheremo di fare noi insieme qui questa mattina, alla luce delle fonti letterarie e dei monumenti antichi, è cercare di comprendere, di analizzare l'impatto dei barbari sulla città di Roma, sulle sue strutture urbane e sulle sue articolazioni sociali, per cercare di comprendere se, proprio nel caso della città, si sia trattato di distruzioni o se al contrario essi possono essere considerati in qualche modo dei portatori di civiltà, civiltà altra ovviamente, ma pur sempre civilitas.
E lo faremo, come ha fatto per l'appunto anche l'amico Alessandro, proprio con un'attenzione sempre particolare agli aspetti religiosi, tra dilagare sempre più ampio del cristianesimo e consistenti sacchi di resistenza, vere e proprie reviviscenze dei culti pagani che anche a Roma continuarono ad essere sempre presenti. In sostanza ci chiederemo: la fine della civiltà e la caduta di Roma sono colpe dei barbari? Vedo che Alessandro sorride, in effetti penso a questo volume recente di Brian Wall Perkins sulla caduta di Roma e la fine di civiltà, un volume molto provocatorio, no? Che è stato pubblicato da Wall Perkins. Il nostro viaggio inizia nei giorni finali dell'anno 408 o, secondo altri studiosi, all'inizio, le prime settimane del 409. Roma è assediata dai Visigoti di Alarico. Secondo quanto narrato nella Historia Aenea del pagano Zosimo e confermato dall'Historia Ecclesiastica del cristiano Sozomeno, durante uno dei momenti degli assedi più critici vissuti da Roma per mano delle orde visigotiche, il prefetto urbano Gabinio Barbaro Pompeiano si incontrò a Roma con alcuni uomini giunti dall'Etruria. Questi riferirono al prefetto che Narnia, ovvero la odierna città di Narni, era stata liberata dall'assedio di Alarico dalle preghiere innalzate alle divinità classiche secondo i riti tradizionali. Convinto dalle parole degli aruspici etruschi, il pagano Gabinio Barbaro Pompeiano si rivolse allora al vescovo della città di Roma, Innocenzo, che, anteponendo alla propria fede la salvezza della città, proprio sono queste le parole che usa Zosimo, anteponendo alla propria fede la salvezza della città, acconsentì che queste pratiche venissero svolte, celebrate, purché fossero state eseguite latra, di nascosto, così ci dice Zosimo. Tuttavia, di fronte a questa irriverente proposta, i Tusci, gli eruspici, risposero che la città, se i riti non fossero stati svolti pubblicamente e con il Senato che al completo fosse asceso al Tempio di Giove Ottimo Massimo sul Campidoglio, la città non ne avrebbe tratto alcun tipo di giovamento. Di fronte a tale constatazione, però, nessun senatore se la sentì di partecipare alla processione. Dunque, i romani abbandonarono i consigli degli aruspici etruschi e preferirono trattare con gli invasori. Sono delle trattative che più volte fallirono per sfumature apparentemente insignificanti e che poi poco più tardi portarono al sacco del 24 agosto del 410. Dunque, penetrati in città dalla porta Salaria, oggi lo sapete non più esistente, ma sul terreno sono ancora le impronte nei cubilia di Porfido, si vedono ancora le due torri della porta Salaria, dunque grazie al tradimento di alcuni giovani barbari che erano stati donati ai romani in segno di pacificazione, oppure, secondo un'altra tradizione, entrati grazie al tradimento di una donna romana, Proba, i Visigoti di Alarico, annunciati dal fragore delle trombe e dallo strepitio delle urla, devastarono, come ci racconta Procopio di Cesarea, che però nasce circa un secolo dopo le devastazioni di Alarico, tutte le residenze private che erano ubicate nella fascia verde del Colle Quirinale, addossate a ridosso delle mura urbiche. Tra tutte queste abitazioni, quella che forse subì maggiori danni, stando per l'appunto alle indicazioni di Procopio di Cesarea, fu quella che un tempo era appartenuta allo storico di Amiterno, Sallustio. Per l'appunto mi riferisco agli orti sallustiani. Dunque, attraversato il Campus Sceleratus e scesi nell'area di Fori, i soldati di Alarico, che, ed è importante questo, si ricordi, avevano avuto l'ordine di non danneggiare le costruzioni cristiane, dunque di non fare danni nelle chiese, di risparmiare tutti coloro che si fossero riparati al loro interno, dunque i soldati incendiarono molti edifici monumentali dell'area centrale, questo è un celeberrimo, no? Dipinto che ci richiama questo episodio del sacco di Roma. Dunque nell'area centrale, ad essere devastati dalle fiamme, furono certamente il Templum Pacis, la Basilica Emilia e probabilmente la Basilica Giulia. I danni, quelli del Templum Pacis, vi ricordate, era stato costruito da Vespasiano con il bottino preso con la presa di Gerusalemme, poi era
stato decorato con le opere d'arte, anche le più celebri, che erano state prese dalla appena dismessa Domus Aurea di Nerone, i danni al Templum Pacis dovettero essere davvero consistenti se ancora un secolo più tardi Procopio ci racconta di aver visto un armento di buoi pascolare all'interno del foro del Tempio della Pace, dunque un senso di smantellamento. E anche la adiacente Basilica Emilia dovette essere notevolmente danneggiata dal fuoco. E ancora oggi, come sapete, le più commerciali guide turistiche, le stesse forse a cui facevi riferimento tu, ci ricordano che impresse sul pavimento ci sono le monete che si fusero, le monete di bronzo che si fusero nel corso dell'assedio e dell'incendio all'Ariciano. L'avanzata dei barbari proseguì poi verso l'area meridionale della città. Ecco, e incendiato l'anfiteatro Flavio, ovviamente questa non è un'immagine d'epoca, ma è quell'installazione bellissima che abbiamo fortunatamente potuto vedere, solamente un'installazione nel 2010, opera di due artisti, Tira Hilden e Pio Diaz, i Visigoti salirono al cielo lungo la via Celimontana e qui devastarono e saccheggiarono tutte le abitazioni le più importanti abitazioni dell'aristocrazia romana. Penso ad esempio alla Domus dei Valeri, no? Che oggi giace sotto l'ospedale dell'Addolorata. Ma i danni inferti alle domus non furono gli unici, perché anche gli edifici pubblici furono devastati, penso ad esempio ai Castra Peregrinorum, che furono interrati al principio del V secolo e sui quali più tardi fu costruita la chiesa di Santo Stefano Rotondo. Poi alle estreme propaggini del colle Celio, nonostante il già menzionato richiamo, diciamo, il rispetto imposto dall'Arico ai suoi soldati di non danneggiare i luoghi sacri, i barbari dovettero però depredare la Basilica del Laterano. Mi dispiace se dico costantiniana, la Basilica Costantiniana del Laterano, privata così di un preziosissimo fastigio in argento che gli era stata donata da Costantino al momento della fondazione. Ma adesso ve lo dico anche perché non ci siamo messi d'accordo, non è una cosa proprio da teatro. Il tesoro della basilica, evidentemente, era troppo ricco perché le milizie di Alarico non decidessero di saccheggiarlo. Noi lo conosciamo bene, questo fastigium argenteum battutilem, che era stato donato da Costantino, perché ce ne parla in dettaglio la biografia di Papa Silvestro, la Vita Silvestri, del Liber Pontificalis. No, però c'ha ragione, il Liber Pontificalis in questa redazione è di VI secolo, cioè quindi non è di IV, è una fase, diciamo, un passo del VI secolo, dunque possono essersi inventato loro, va bene. Però ecco, ora non ve lo leggo tutto, non ve lo traduco, non vi sottopongo a questo martirio, però vi sintetizzo questo passo: il fastigium era rivestito tutto di argento battuto, era del peso di 2025 libbre, pari cioè a 619 kg. E fungeva da sostegno per una statua per una serie di statue di argento, alte 5 piedi, dunque 1,5 metri. C'era sul lato della navata, dunque davanti ai fedeli, un Cristo maestro seduto su una sella e affiancato da 12 apostoli, mentre sul lato dell'abside, davanti al vescovo, un Cristo sovrano seduto in trono con 4 angeli con un'asta cerimoniale. Il peso di queste 18 statue era pari a 3.885 libbre d'argento, cioè 1.270 kg, che sommati a quei 620 di prima fanno quasi 2.000 kg di argento. E sotto al fastigio c'era poi un lume d'oro di 135 libbre, cioè quasi 45 kg d'oro. Dunque capiamo bene che 2.000 kg d'argento e 45 d'oro erano, come dire, troppo, facevano troppo gola ai barbari per non distruggere comunque la basilica. Dal Celio, spostandosi da un colle all'altro, le truppe di Alarico si diressero poi all'Aventino, un colle plebeo che, come sapete, però nell'età imperiale, come il Celio, era diventato ormai sede di residenze ricchissime di aristocratici. Anche in questo caso le devastazioni non si limitarono ai soli contesti abitativi, ma, come testimoniano delle iscrizioni che ricordano dei restauri dell'anno 414, anche le terme surane o le terme deciane soffrirono probabilmente il passaggio dei Visigoti di Alarico. Prima di abbandonare Roma, che fu messa a sacco per 3 giorni, le truppe d'Alarico, secondo la ricostruzione, la storiografia,
quello che dicevi tu. Secondo la ricostruzione che maggiormente è stata accolta dagli storici, dagli studiosi, si sarebbero rivolte al Trastevere, dove avrebbero distrutto la Basilica Iuli, che oggi sarebbe la chiesa di Santa Maria in Trastevere. E poi dal Trastevere i Visigoti sarebbero usciti da Porta Aurelia e sarebbero andati lontano da Roma. In effetti devastazioni visigote nel Trastevere sono plausibili, penso ad esempio alle fasi di inizio V secolo, a quell'interno di inizio V secolo che è stato riconosciuto negli scavi del conservatorio di San Pasquale Bailon, però in effetti crederei che possa esistere una soluzione differente a quella generalmente condivisa dagli studiosi, una lettura leggermente diversa. Cioè i Visigoti, che come sappiamo dalle fonti, prima, cioè dopo aver distrutto Roma, si diressero a Capua, non credo che abbiano preso l'Aurelia, a meno che non siano andati prima a Fregene, non lo so, al mare, ma credo che possano aver preso la via Appia, possano essere usciti dalla porta Appia. Dunque, le devastazioni al Celio e all'Aventino dovrebbero essere state le ultime effettuate dai soldati di Alarico prima di proseguire verso l'Italia meridionale. Dunque, la Basilica Iuli, che è stata restaurata, come ci dice un passo del Liber Pontificalis, la vita di Celestino I, post ignem geticum, dopo l'incendio dei Goti, non sarebbe quella, secondo me, quella del Trastevere, ma l'omonima basilica, sempre edificata dallo stesso Papa Giulio I, che tra il 337 e il 352 è vescovo della città di Roma, che più tardi fu sostituita dalla Basilica Apostolorum, oggi la Basilica dei Santi Apostoli, cioè la Basilica Iuli Iuxta Forum Divi Traiani, come la biografia del Liber Pontificalis ci dice che Giulio fa due basiliche. Peraltro, anche dal punto di vista topografico, la successione degli eventi letta in questa maniera offrirebbe un percorso, diciamo, topografico, una successione dei barbari in città più uniforme, cioè un percorso un pochino più ordinato, se è possibile parlare di ordine a proposito di un saccheggio, però un passaggio un pochino meno confuso, anche perché hanno avuto solamente 3 giorni, di quello che solitamente siamo portati a immaginare. Dunque, entrati dalla porta Salaria, sarebbero discesi attraverso il Quirinale e qui, alle propaggini del Quirinale, avrebbero incendiato la Basilica di Giulio, dunque Santi Apostoli, poi sarebbero scesi verso l'area dei Fori e poi sarebbero andati il Celio e Aventino e poi per la Vallis Camenarum sarebbero usciti dalla Via Appia, quindi facendo in qualche modo un percorso quasi parallelo al corso del fiume, da nord a sud, quasi parallelo al corso del Tevere. E, nel 2010, in occasione del 16° centenario del Sacco di Roma, archeologi, storici, filologi classici si sono confrontati a lungo in una serie di convegni nel tentativo di chiarire le reali dimensioni dell'impresa alariciana e in particolare capire la effettiva portata delle distruzioni di Alarico in città. Seguendo le indicazioni offerte dalle fonti letterarie del tempo, che sono informazioni curiosamente attestate su due posizioni diametralmente opposte tra loro, una per così dire apocalittica e catastrofista, penso ad esempio a San Girolamo o a Sant'Agostino, l'altra al contrario minimalista o in qualche modo negazionista, penso ad Orosio, no? Che dice ma che non c'è mai stato il sacco, cioè, non, se andate per Roma lo chiedete praticamente nulla. Dunque, unendo le fonti e le informazioni ricavabili dalle stratigrafie archeologiche, gli studiosi che si sono interessati al dibattito del 410 hanno cercato di capire cosa sia successo. Secondo molti storici, prevalentemente di area anglosassone, storici che sono stati attratti dalle attualizzazioni della storia antica, dalla modernità della storia antica, il sacco alariciano di Roma ha rappresentato l'11 settembre dell'antichità. Ed Alarico, in questo gioco delle simmetrie, è pertanto finito per essere paragonato ad Osama Bin Laden. Rifuggendo da ogni possibile interpretazione di Histoire Evénementielle, però attratti in qualche modo dalla ciclicità vichiana della storia, con tutti i distinguo necessari e le dovute cautele, si può in qualche modo essere d'accordo con questa interpretazione solo se si restringe il confronto all'immagine di sgomento che entrambi gli avvenimenti hanno generato nelle coscienze dei contemporanei. Gerolamo e Agostino, riferendo delle atrocità dell'invasione barbarica, più volte vollero sottolineare che la caduta della città rappresentava per l'intero Occidente, per l'intera cristianità, una vera e propria catastrofe.
chiarissimo in questo senso il messaggio di Girolamo. In una città tutto il mondo è caduto. Il mondo intero dunque cadeva con Roma. Lo stesso Girolamo, alla vigilia del sacco, istituendo un legame indissolubile fra le sorti di Roma e quelle del mondo intero, si era retoricamente domandato che cosa si sarebbe salvato di Roma se un giorno questa città fosse caduta. Lui si chiedeva: quid salvum est si Roma perit? Cosa si potrebbe salvare se Roma cadrà? La città che aveva conquistato il mondo era caduto. Ormai era impossibile anche riuscire a commentare l'episodio, perché il pianto e i singhiozzi impedivano anche a questi scrittori di scrivere. In un'epistola San Girolamo ricorda così la caduta di Roma, dove si erano anche verificati degli episodi drammatici di cannibalismo. Vi leggo due righe di questa epistola di San Girolamo, in cui dice: «Mi viene a mancare la voce, il pianto mi impedisce di dettare. La città che ha conquistato tutto il mondo è conquistata, anzi cade per fame prima ancora che per l'impeto delle armi, tanto che a stento vi si trova qualcuno da prendere prigioniero. La disperata bramosia fa sì che ci si getti su cibi nefandi, gli affamati si sbranano l'uno con l'altro, perfino la madre non risparmia al figlio lattante e inghiotte nel suo ventre ciò che il ventre ha appena partorito». Dunque, immagine catastrofica ovviamente, però lo stesso disagio avvertito dagli antichi, il medesimo senso di smarrimento, di paura, di terrore provato dall'Orbis Romanus all'indomani del sacco del 24 agosto del 410, ha colpito il mondo intero l'11 settembre del 2001. Leggendo le prime pagine dei quotidiani mondiali del giorno successivo all'attentato del World Trade Center, sembra ancora di poter cogliere l'eco delle parole degli uomini del V secolo d.C. Come nel caso del sacco di Alarico, i cronisti del nostro tempo hanno colto veramente bene che l'attacco agli Stati Uniti, una apocalisse, come recita il manifesto, rappresentava non solo un atto di guerra all'America, ma un attacco alla civiltà intera, vedete, lo dice il Corriere della Sera. Lo stato di allerta era da considerarsi mondiale, come dice il Pais, e tutto il mondo sarebbe cambiato da quel giorno. Ma è senza dubbio Le Monde, con la sua eco involontariamente geronimiana, a costituire il confronto attuale più stringente con lo stato di angoscia vissuto da noi contemporanei con gli uomini del V secolo. L'America colpita, il mondo colto dal terrore. Ricordate, Girolamo diceva: Roma è caduta, tutto il mondo è colto dal terrore. Come spesso è accaduto a seguito di drammatici avvenimenti della storia, all'indomani del sacco gli uomini del tempo si interrogarono sulle cause più metafisiche che storico-politiche che avevano favorito o determinato l'avverarsi della sciagura. Lo hai detto già tu, mentre i pagani sostennero che la causa andasse ricercata nell'abbandono degli dei del Pantheon classico, i cristiani, al contrario, e penso soprattutto al De Civitate Dei o a molti sermoni di Agostino, individuarono nelle resistenze al cristianesimo, le resistenze pagane al cristianesimo, la causa del sacco, investendo così i visigoti del ruolo, che tutto sommato gli andava stretto, di vendicatori di Dio. Impressionante, meglio dovrei dire forse un altro aggettivo, scioccante, sconcertante, anche in questo caso, l'analogia con i nostri giorni. Il giorno dopo l'attentato delle Twin Towers, il pastore evangelico statunitense Jerry Falwell, in televisione, pubblicamente sostenne il 12 settembre del 2001 che ad aver favorito l'attentato erano stati i pagani, utilizza proprio the pagans, i pagani, gli abortisti, i gay, le lesbiche, che con i loro atteggiamenti sovvertivano l'ordine naturale delle cose. Sono affermazioni ovviamente aberranti, che purtroppo in circostanze drammatiche siamo stati costretti ad ascoltare anche in Italia con le nostre orecchie. Penso, lo ricorderete perché è storia dei nostri giorni, alle interpretazioni veicolate da un'emittente radiofonica cattolica dei terremoti quali segni della bontà di Dio. Castighi divini causati dalle unioni civili. Sono interpretazioni ovviamente folli, frutto di un deviato ed esasperato fanatismo religioso. Peraltro,
è solo una casualità, ovviamente non lo fate sapere all'emittente cattolica, non è un disegno della ciclicità della storia. Il sacco di Alarico si è verificato il 24 agosto, che è lo stesso giorno del terremoto di Amatrice, ed è tragicamente lo stesso giorno dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., quindi ecco, non glielo facciamo sapere, altrimenti è drammatico. Dunque, tornando al rapido affresco storico, arriviamo all'estate dell'anno 455. Sono trascorsi meno di 50 anni dal sacco d'Alarico, 45 anni. La città, che aveva subito notevoli mutilazioni dal punto di vista urbanistico, si era lentamente ripresa anche grazie a campagne di restauri, ma anche a attente politiche demografiche. Quindi la città si stava anche ripopolando, avendo un'immagine di effimera prosperità. Il numero degli abitanti, per l'appunto, che era diminuito, parlavi di questo milione di abitanti al tempo di Costantino, era diminuito gravemente, ma volendo credere a un frammento di Olimpio d'Oro di Tebe, relativa a una lettera inviata dal prefetto della città Albino all'imperatore Onorio per chiedergli che venisse concesso più grano da destinare in donativi alla plebe urbana, in un solo giorno dell'anno 414 sarebbero nati a Roma ben 14.000 bambini. Ovviamente la cifra desta delle lecite perplessità, soprattutto se paragonata, cercando sempre di attualizzare i dati, paragonata con le stime demografiche delle città dell'età contemporanea. Ad esempio a Roma, secondo i dati Istat, nell'ultimo venticinquennio siamo sempre attestati sui circa 24.000-25.000 bambini annui, dunque con una media di 67 bambini al giorno. Quindi che valore ha questa indicazione di Olimpo d'Oro di Tebe? Ovviamente poca, però ci fa capire che la città in qualche modo si stava riorganizzando, ripopolando. Ebbene, in questo momento di riorganizzazione, il 2 giugno del 455, Roma venne di nuovo presa dai barbari, stavolta dai vandali di Genserico. Petronio Massimo, che il 17 marzo di quell'anno aveva usurpato la porpora di Valentiniano III, era stato ucciso in una sommossa popolare tre giorni prima, il 31 di maggio. I vandali, conquistatori della città, entravano ora in città quasi quali liberatori, quantomeno per coloro che avevano subito le angherie e l'arroganza dell'usurpatore. Senza incontrare alcun tipo di resistenza, il re dei Vandali, entrato in città, si diresse immediatamente al Palatino, occupando con le proprie armate il palazzo imperiale. In assenza dell'imperatore, l'unico che andò ad affrontarlo, gli andò incontro, fu il vescovo di Roma, Leone Magno. Anche in questo caso, Leone Magno gli chiese, fu un mediatore, gli chiese di lasciare liberi i cittadini romani, e in cambio della salvezza di tutti i cittadini romani gli lasciò il diritto di saccheggiare interamente la città. Diversamente da quello del 410, il sacco del 455 fu durissimo per la città di Roma e per tutto il suo apparato monumentale che era sopravvissuto. La spoliazione infatti fu sistematica, questa è un'altra bella immagine, e si protrasse per 14 giorni, dal 2 al 16 giugno del 455. Roma, come narrato da Prospero d'Aquitania, che è un testimone oculare degli avvenimenti, fu spogliata di tutte le sue ricchezze, ed anche le chiese, che erano state risparmiate dall'Alarico, come ricorderete, furono in questo caso spogliate di tutti i loro averi. Dunque, oro, argento, gioielli, statue, rivestimenti in bronzo dei templi, tutto venne portato via a Cartagine via mare, con numerosissime, Cartagine era la nuova capitale del regno vandalico, la rinata Cartagine, diciamo, e numerosissime navi salparono dal porto di Roma e raggiunsero Cartagine, tutte tranne una. Questo ce lo racconta sempre Procopio, però in un altro passo, la guerra vandalica. Ci dice che per il peso eccessivo causato dalle statue di grandissimo pregio che aveva asportato a Roma, una nave affondò lungo il viaggio tra Portus e Roma e ancora giace lungo i fondali nel Mediterraneo.
non è ovviamente dimostrato né dimostrabile, però mi piace ricordare un'affascinante ipotesi avanzata poco meno di 10 anni fa in merito a uno straordinario rinvenimento avvenuto nel marzo del 1998 al largo di Mazara del Vallo. Lo avrete ovviamente immaginato, capito tutti, parlo del celebre satiro danzante che secondo alcuni studiosi proverrebbe proprio dal relitto di cui parla Procopio di Cesarea, dunque sarebbe affondato insieme a questa nave di cui parla Procopio di Cesarea. L'ipotesi ovviamente è suggestiva, ma è totalmente priva di prove. Come ha scritto recentemente l'amico Umberto Roberto, al quale si deve un importante volume sui sacchi di Roma, oggi poi sapete la festa, la giornata internazionale del libro, dunque tutta questa carrellata di libri ci aiuta, come ha scritto Umberto, il satiro rapito nella sua frenetica danza irride misterioso le nostre fragili conoscenze. Dunque, per Roma e per la sua popolazione, tuttavia, il sacco di Genserico non fu l'ultimo momento drammatico durante il V secolo. 17 anni più tardi, nel luglio del 472, nel corso del conflitto tra l'imperatore romano Antemio e il generale germanico Ricimero, che di Antemio aveva sposato anche la figlia Alipia, altri barbari ancora percorsero le vie della nostra città. Antemio aveva cercato un'ultima disperata difesa rinchiuso nel palazzo imperiale del Palatino, mentre le milizie di Ricimero controllavano l'intera riva destra della città, il Trastevere, il Vaticano, il Gianicolo. L'archeologia e le fonti letterarie in questo caso sono avarissime di informazioni, non sappiamo praticamente nulla su questo sacco. Però Cassiodoro, che nasce qualche anno dopo, ci riportò che si dovette assistere a una terribile strage degli abitanti, è un dato che è confermato anche da Paolo Diacono. Del resto lo stesso imperatore romano, lo stesso Antemio, come testimoniato da un passo di Giovanni di Antiochia, fu ucciso nel corso di questo sacco, l'11 luglio del 472. In pratica aveva lasciato, aveva abbandonato la porpora, il diadema, le insegne imperiali e, vestito da mendicante, aveva cercato di fuggire, si era allontanato dal palazzo e aveva cercato rifugio nei portici della Basilica Transtiberina di San Crisogono. Qui la vedete nel restauro seicentesco, ma come sapete la Basilica Paleocristiana, che giace esattamente sotto, era anche simile, no? Con un portico attestato sulla via del re, sulla via di Trastevere. Ebbene, però, proprio qui, in questo portico, il re dei Burgundi, Gundobaldo, in persona l'aveva riconosciuto e con un colpo di spada gli ha tagliato, reciso la testa. E poi, curiosamente, la stessa morte del martire presso la cui chiesa aveva cercato invano riparo. La morte di Antemio e la presa della distruzione della città furono i segnali inequivocabili per i contemporanei che ormai eravamo prossimi alla caduta dell'impero romano. Caduto, come tutti ricorderanno, d'Occidente, questo ce lo dice sempre Alessandro, caduto 4 anni più tardi, senza rumore, nel 476, altra citazione. Si trattò della fine della città, cioè 3 sacchi in 62 anni. Sancirono la fine della città antica, il colpo mortale per Roma? No. Apparentemente no, perché secondo quanto tramandato nel De Ornamentis et Edificis, quae in urbe Roma sunt, è una descrizione della città contenuta nella storia ecclesiastica del vescovo di Mitilene, Zaccaria Scolastico, alla metà del VI secolo Roma era ancora un centro urbano fiorentissimo, ricchissimo di edifici pubblici e pieno di una selva di statue monumentali. Tra le altre cose, tra le tutte le cose segnalate in modo analitico dal compilatore del testo, che è della prima metà del VI secolo, ci dice che a Roma ci stavano ancora 324 grandi statue e strade percorribili, 24 chiese cattoliche, 2 basiliche civili, 46.603 insule, 1.797 domus, 926 balnea, 144 statue di divinità, 80 delle quali d'oro e le rimanenti eburne, 22 statue equestri e 3.785 statue di bronzo. Dunque, evidentemente erano state, se questi numeri sono veri, erano state rifatte tutte queste statue dopo i 3 sacchi del V secolo. In effetti sembra ancora di cogliere nella descrizione di Zaccaria l'eco delle impressioni stupite del monaco Fulgenzio, il vescovo di Ruspe, nella Bizacena, nell'Africa settentrionale, che giunto a Roma nell'anno 500, lo stesso giorno in cui entrava Teoderico, prefigurava, ammirando la bellezza della città, la prefigurava come immagine terrena della Gerusalemme celeste. Lui dice: quanto può essere bella la Gerusalemme celeste se è così bella la Roma terrestre? E siamo esattamente nel 500. In effetti, gli anni del regno di Teoderico
segnano l'ultimo momento, la celebratissima Civitas di Teoderico, rappresentano l'ultimo momento per la vita cittadina di recupero edilizio, che noi è documentato, oltre che dai passi di Cassiodoro, anche dai numerosi mattoni bollati con il nome del sovrano, che sono trovati in diversi punti della città. I veri danneggiamenti vengono dopo, perché innumerevoli danneggiamenti e gravissimi lutti si abbatterono sulla città di Roma nel periodo che la vide protagonista del teatro degli scontri tra i Goti e i Bizantini. Siamo il conflitto greco-gotico tra il 535 e il 553, lo diciamo prima con Alessandro, un periodo che oggi è un pochino dimenticato, ma che invece per la città di Roma, per l'Italia, è davvero importante. Noi abbiamo le indicazioni che ci dà Procopio, il debello gotico di Procopio di Cesarea, che è testimone oculare degli eventi. Siamo nell'anno 537 e Vitige, come ricorderete, come ci dice Iordanes, ut leo furibundus, come un leone furibondo, nel tentativo di affamare e assetare gli abitanti, decise di far tagliare gli acquedotti che rifornivano la città. La fame, dato il protarsi dell'assedio, non tardò molto a farsi avvertire in città. Accampatisi poco lontano dalle mura urbiche, nel luogo che ha mantenuto inalterato nei secoli il toponimo, il Campus Barbaricus, era il luogo dove due acquedotti si incrociavano due volte tra di loro, formando uno spazio artificiale facilmente difendibile. Voi ricordate che la Torre del Fiscale, che è questa qui nella campagna romana, è stata realizzata nel Medioevo nel punto di incontro dei due, uno dei due punti di incontro degli acquedotti. Ebbene, qui, in questo campo barbarico, i Goti attesero che Roma, dove era anche divampata la peste, terminasse le scorte di cibo e si arrendesse a lungo assedio. Come in ogni frangente bellico di ogni tempo e latitudine, la carestia spinse gli uomini alla disperazione. Chi era più abbiente non esitava a ricorrere ai prodotti venduti alla borsa nera. Procopio ci dice che si acquistavano prodotti anche a 40 volte il prezzo ordinario di mercato, mentre chi non aveva mezzi iniziò a cibarsi di ortica o di erbe spontanee. Altri ancora vendevano di nascosto la carne degli animali morti che avevano nelle proprie stalle, propagando ovviamente le malattie e favorendo i germi della peste che proliferassero. Il numero dei morti in città era così alto che, vista anche la impossibilità di recarsi nel suburbio a seppellire nelle apposite aree sepolturarum, le catacombe, i defunti, i vivi erano costretti a vivere in stretto contatto con i morti, penso alle sepolture intramuranee, no? Le sepolture intramuranee che sono improvvisate necropoli allestite in diversi monumenti antichi o sono molto povere. Qui vi faccio vedere una pianta redatta da Riccardo Sant'Angelo Valenzani e Roberto Meneghini, che sono gli studiosi che maggiormente si sono occupati di questa tematica delle sepolture intramuranee. Vedete, ogni puntino rosso documenta un piccolo cimitero intramuraneo del VI secolo. Vedete, praticamente Roma è abitata adesso a macchia di leopardo, cioè non c'è un centro urbano monumentale come quello di un tempo, ma vivi e morti sono assieme. Dopo un durissimo assedio, nella notte del 17 dicembre del 546, il re dei Goti, Totila, grazie al tradimento di alcuni soldati saurici che erano stati messi a difesa della porta Asinaria, riuscì a prendere Roma. Parte della popolazione si allontanò, altra si nascose all'interno delle chiese e anche in questo caso è in assenza di un potere civile forte, la Chiesa a farsi incontro. Dunque il diacono Pelagio, che 10 anni più tardi poi sarebbe stato eletto vescovo di Roma, stringendo la Bibbia tra le mani, implorò il re dei Goti affinché nessun romano fosse trucidato. E ottenendone grande lode dai cittadini di Roma, che ammirarono la sincera animi benignitas, la benignità, la bontà d'animo di Totila, impose ai suoi soldati Totila di rispettare gli abitanti della città. Ridotte in schiavitù e mendicità, a Roma, secondo quanto ci dice ora Procopio, rimanevano soltanto 500 persone. L'apparente pietas di Totila, mostrata nei confronti degli abitanti, non contemplò però in un primo momento il rispetto per il patrimonio monumentale di Roma. Intenzione del sovrano goto, infatti, era quello di trasformare la città in un pascolo di greggi.
Iniziò pertanto a danneggiare in più punti, disfece circa, smantellò un terzo di tutto il circuito murario aurelianeo e poi voleva passare a distruggere tutti gli edifici più simbolici del centro cittadino. Questo è Totila, ovviamente, in un dipinto del Cinquecento. Ecco, Belisario, che era un generale bizantino, come sapete, appresa questa dolorosa notizia, scrisse allora una lettera molto toccante a Totila, cercando di far leva sui sentimenti, così ci dice, che anche un barbaro doveva necessariamente possedere. Ora io chiederei a Silvia cortesemente di leggerci, di prestare la voce a Procopio per leggere questo passo del De Bello Gotico. Grazie Silvia. A tale notizia, Totila decise di radere al suolo Roma e, lasciata colà la maggior parte dell'esercito, marciale col resto contro Giovanni e i Lucani. La cinta muraria, dunque, egli smantellò in più punti per circa un terzo di tutto il circuito e già stava per mettere il fuoco ai più belli ed esimi edifici e mutar Roma in pascolo di greggi, quando Belisario, appreso ciò, spedì presso di lui alcuni messi con una lettera. Venuti questi al cospetto di Totila, egli esposero la ragione della loro venuta e gli consegnarono la lettera, che diceva così: «Come fornire una città di nuovi ornamenti è pensamento da uomini assennati e istruiti del viver civile, così distruggere gli ornamenti che vi sono è cosa da stolti, che non si vergognano di lasciare al tempo avvenire un tal documento dell'esser loro. E Roma, fra tutte le città, quante ve n'è sotto il sole, è riconosciuta come la più grande e la più magnifica, poiché non per opera dell'ingegno di un solo uomo, né per la forza di breve tempo divenne essa così grande e così bella, ma bensì tale la fecero molti imperatori ed assai consorzi di uomini sommi e un lungo andare di tempi ed ingenti ricchezze, che poterono, come ogni altra cosa, così artisti da tutta la terra colà raccogliere, talché a poco edificando quella città che tu vedi, la lasciarono ai posteri, quale monumento del valore di tutti. Ond'è che l'inveire contro di questa dovrà parere grande ingiuria agli uomini di ogni tempo, poiché così ai trapassati verrebbe a togliersi il ricordo della loro virtù e agli avvenire lo spettacolo dell'opera loro. Stando così la cosa, tu devi riflettere che uno dei due casi dovrà necessariamente avvenire. Può darsi che tu in questa impresa sia vinto dall'imperatore e può anche darsi che tu lo vinca. Nel caso che tu sia il vincitore, se tu distruggi Roma, non la città di un altro avrai tu rovinato, valente uomo, ma la città tua. Conservandola invece sarai ricco del più bello fra tutti i possedimenti. Nel caso poi che ti tocchi la sorte peggiore, serbando Roma, grande grazia tu serberai per te presso il vincitore. Se tu la distruggerai, non rimarrà alcun motivo di umanità verso di te, oltre che il ciò fare non potrà esserti di alcun pro. A te poi, per il tuo operato, si riserva presso tutti gli uomini la dovuta fama, la quale è già per qualunque delle due parti tu scelga assicurata. Poiché quali sono le opere dei principi, tale deve essere il nome di cui essi godono. Tanto scrisse Belisario. Totila, letta più volte la lettera e fatta matura riflessione su quegli ammonimenti, si convinse e non fece più oltre alcun male a Roma. Gli ambasciatori tosto rimandò perché comunicassero a Belisario la sua decisione. La maggior parte dell'esercito egli collocò non molto lungi da Roma, alla distanza di circa 120 stadi a occidente, facendoli accampare presso i colli Albani, con ordine di tenersi fermi, affinché Belisario non avesse alcuna facoltà di uscire da porto. Quindi egli, col resto dell'esercito, mosse contro Giovanni e la Lucania. I senatori romani, però, egli tenne con sé. Gli altri tutti, con le mogli ed i figli, mandò nella Campania.
non permettendo che alcuno rimanesse in Roma e lasciando la città completamente deserta. Dunque, dopo aver letto più volte la lettera, Totila interruppe dunque i danneggiamenti che aveva iniziato nelle mura ed inviò ambasciatori a Belisario affinché gli fosse comunicata la propria decisione. Per la prima volta nella sua storia, Roma però, dopo la fondazione, volendo credere a quanto dice Procopio, era totalmente deserta. Roma, per la prima volta nella sua storia, non ha abitanti. Volendo attualizzare questo episodio, come abbiamo già fatto nel caso del sacco del 410, paragonato all'11 settembre, è difficile non pensare immediatamente, sentendo parlare di barbari e di distruzione di monumenti antichi, non pensare a quanto sta avvenendo ai nostri giorni per opera dell'ISIS. Queste sono immagini drammatiche che ciascuno di noi ha visto nei telegiornali e che sono impresse tragicamente nei nostri cuori, le distruzioni del patrimonio culturale. Proprio qui, al Teatro Argentina, e molti lo ricorderanno, ce ne parlarono lo scorso anno, durante proprio una delle puntate del ciclo, del secondo ciclo di Luce sull'archeologia, Paolo Mattie e Francesco Rutelli. E prima di loro, in una emozionantissima domenica mattina di novembre del 2015, l'8 novembre per la precisione, Mamoun Abdulkarim, colui, il direttore dell'antichità e dei musei della Siria, colui che ha preso il posto di Khaled Assad, il martire dell'archeologia, che si è immolato morto per aver difeso il patrimonio monumentale della propria terra e dell'intera umanità. Mamoun Abdulkarim stesso, in questo palco, e poi più volte ai giornalisti, parlò dei miliziani dell'ISIS quali nuovi barbari. In effetti, chiedo anche la conferma all'amico Alessandro, non credo che sia giusto dare loro questo appellativo, barbari, barbarians at the gates, perché in effetti ha qualcosa in sé di umano, di culturale, di positivo il termine barbaro. I miliziani dell'ISIS sono criminali privi di sensibilità, non sono barbari. Totila è un barbaro, ma come ci ha tramandato Procopio, ha una sua pietas, una sua profondissima humanitas che lo portò a non danneggiare il patrimonio monumentale di Roma. Anzi, ci dice ancora Procopio in un altro passo che Totila, biasimato dai propri maggiorenti, addirittura promosse una vasta campagna di restauri volte a ripristinare l'antico splendore della città che ha cominciato a danneggiare, quindi un barbaro che poi restaura la città. Morto Totila nell'agosto del 552, Narsete, l'eunuco persarmeno, prefetto del tesoro imperiale che aveva assunto il comando delle truppe bizantine in sostituzione di Belisario per volontà di Giustiniano, decise di marciare verso Roma per riconquistarla e per la quinta volta in pochi anni di nuovo Roma fu riconquistata da un altro, tra Goti e Bizantini. I Goti lasciarono la città e riconquistata Roma il 13 agosto dell'anno 554, Giustiniano emanò la Pragmatica Sanctio. Il capitolo 25esimo, Ut Fabrice Publice Serventur, si riferisce alle disposizioni da seguire in materia di interventi di restauro. Secondo quanto predisposto dall'imperatore, l'amministrazione bizantina si sarebbe dovuta fare carico del ripristino degli edifici pubblici della città, delle rive del Tevere, del foro, delle installazioni portuali e degli acquedotti. Siamo ormai agli albori del Medioevo, ma come vedete la città antica non è ancora finita, nonostante i barbari. Ora vorrei concludere la mia relazione con un breve messaggio video. Un messaggio di speranza, in effetti, un messaggio che decine di volte abbiamo ascoltato proprio qui in questo teatro. Se mai un giorno la nostra civiltà dovesse perire, i suoi germi saranno assorbiti da chi l'avrà conquistata, favorendo così l'immortalità e la continuità del Roma, del nome della nostra civiltà nei secoli. Cioè, se mai un giorno i barbari dovessero prenderci, finiranno per assomigliarci. Sopravverranno le catastrofi, le rovine, trionferà il caos, ma di tanto in tanto verrà anche l'ordine. La pace si instaurerà di nuovo fra le guerre. Le parole umanità, giustizia, libertà riacquisteranno qua e là il senso che noi abbiamo cercato di infondervi.
non tutti i nostri libri periranno. Si restaureranno le nostre statue infrante. Altre cupole, altri frontoni sorgeranno sulle nostre cupole, sui nostri frontoni. Vi saranno uomini che penseranno, lotteranno, sentiranno come noi. Oso contare su questi continuatori che seguiranno a intervalli irregolari lungo i secoli, su questa immortalità intermittente. Se i barbari si impadroniranno mai dell'impero del mondo, saranno costretti ad adoperare molti dei nostri metodi e finiranno per rassomigliarci. Vi ringrazio. Cari amici, si conclude così il ciclo di quest'anno, Luce sull'archeologia, incontri di storia e arte. Questa è stata la terza edizione. In apertura della giornata di oggi avete sentito il direttore del teatro Antonio Calbi, che ha promosso questa iniziativa e che già ci preannuncia un proseguimento per il prossimo anno, in cui le tematiche trattate andranno oltre i confini geografici che ci siamo posti, e cioè si muoveranno lungo le coste del Mediterraneo. Non credo di dover aggiungere alcunché, se non l'augurio di un buon pranzo per tutti noi, e comunque il esprimere, diciamo così, se vi è concesso, la grande soddisfazione di poter vivere questi momenti di narrazione e di riflessione e di, come possiamo dire, di monito che questi incontri rivolgono a tutti noi, e che è il monito, come dire, il più alto possibile che scaturisca da quella singolare attività umana che noi denominiamo la cultura, senza saper mai bene cosa sia esattamente, ma sempre esaltandola. La cultura a che cosa serve? A niente, su questo non c'è il minimo dubbio. Però è certamente il miglior ricordo, il miglior monito per tutti noi di un'aspirazione rivolta verso un qualche cosa che in effetti noi non sappiamo bene cos'è, ma che supponiamo essere altamente positivo, e cioè la verità. La verità. Ma che cos'è poi alla fin fine? Abbiamo sentito nelle parole dei nostri insigni oratori, abbiamo sentito appunto questo monito, cioè da un lato noi studiamo, cerchiamo di capire, ma sovente studiamo informazioni inesatte o probabilmente non vere. Ma dunque qual è questo serpente che si morde la coda? Noi aspiriamo a comprendere la verità delle cose, la verità della storia, dell'arte, della scienza, della religione. Ma per comprenderla dobbiamo
esaminare degli elementi che il passato ci ha tramandato o i laboratori scientifici ci forniscono. E perché lo facciamo? Perché conoscere la verità è una gran bella cosa, sia nei rapporti interpersonali, sia in quelli della ricerca storica, etica, filosofica, scientifica appunto. Ma perché deve essere così? Chi l'ha detto? Non sarebbe meglio conoscere la bugia? È un quesito abbastanza interessante che mi sembra promanare dalle dotte e appassionate parole che abbiamo ascoltato oggi e che abbiamo ascoltato anche precedentemente. Ma certo, oggi con una grande intensità, un grande coinvolgimento intellettuale e morale. È questa la grande soddisfazione che noi cerchiamo. E anche la spinta a una continua ricerca. È le commoventi parole di Belisario effettivamente sono valide sempre e sono valide ancora oggi. Quando dice a Totila: ma che merito pensi di avere a distruggere tutto? Perché pensaci un attimo, tu distruggi tutto e non ti accorgi che distruggi te stesso, perché quello che tu stai distruggendo è tuo, sei tu. Ma allora sei scemo. E lui legge varie volte la lettera e conclude: beh sì, tutto sommato forse c'è ragione. Vorrei che la nostra Silvia Milton tornasse qui sul palcoscenico con i nostri insigni relatori per porgere a tutti noi il saluto più cordiale veramente e l'invito a tornare qui il prossimo anno. Arrivederci.